Ma che cos'è la filosofia? Ecco, questo è il problema. Che cos'è la filosofia? Se per filosofia si intende, diremo così, una concezione globale dell'universo, io ritengo che probabilmente non sopravvive perché la filosofia viene continuamente sopravanzata dalla scienza. Noi ci troviamo in una situazione storica in cui la scienza occupa spazi sempre più vasti che prima erano occupati dalla filosofia. Quindi lo spazio della filosofia diventa sempre più piccolo. Che cosa rimane? Rimane il dubbio, ecco, rimane il dubbio critico, rimane lo spirito critico. Quindi se per filosofia si intende l'atteggiamento critico, il non accettare mai le verità come dogmi, ma il cercare di rivederle, di riscoprirle, di riformularle, allora credo da questo punto di vista che la filosofia abbia il suo destino. Intendo la filosofia socratica, tanto per intenderci, insomma, di Socrate che interroga la gente per la strada e fa capire che loro credono di sapere ma non sanno, ecco. Quindi se per filosofia si intende lo spirito critico, il dubbio metodico o socraticamente il sapere di non sapere, ecco, io ritengo che la filosofia sia destinata a sopravvivere. Morale c'è una sola, non ci possono essere tanti morali. Quindi o ci sarà la morale o non ci sarà la morale. Sia la morale religiosa sia la morale laica, la morale razionale cosiddetta, il diritto naturale, sono fondate su alcuni principi fondamentali. Poi, sai, il principio fondamentale è quello non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Questo, sai, è il principio fondamentale della morale, che è un principio nel tempo religioso, ma anche un principio razionale, perché lei può argomentarlo, può dire, ma tu uccidi, ma ti piacerebbe essere ucciso, ecco, capisci? È un ragionamento molto banale, molto semplice, questa è la morale razionale. Ora, credo che esisterà sempre la morale, esisteranno sempre questi principi morali, perché, ripeto, fanno parte così della natura dell'uomo, soprattutto della natura dell'uomo rispetto agli altri uomini, che poi siano più o meno praticati questi principi, praticati più o meno di oggi, questo francamente. Francamente non lo so, lo spero, ecco, lo spero, ma quando ho detto che non sono molto ottimista è perché io non ho molta fiducia nel progresso morale dell'umanità. Progresso tecnico, progresso scientifico, progresso anche sociale, ma nel progresso morale dell'umanità non ho molta fiducia. Ci avviamo a un 2000 senza Dio né Marx. A questo passiamo adesso a domande di carattere, come dire, di carattere filosofico. Ma io risponderei così, in modo molto, molto sintetico, forse approssimativo, forse senza Marx, ritengo certamente no senza Dio. Credo che la sopravvivenza di Dio, voglio dire la sopravvivenza del sentimento religioso dell'umanità, sopravvive perché è legato al senso del mistero. In che cosa stiamo sbagliando di più oggi rispetto al domani? Ma stiamo sbagliando. È molto difficile, sa, dire in che cosa stiamo sbagliando. Per una ragione semplicissima, che generalmente non ci accorgiamo degli errori mentre li facciamo. Gli errori li scoprono i posteri, sono loro che a un certo punto diranno voi avete sbagliato, ma noi non sappiamo in che cosa sbagliamo. Se non, probabilmente se lo sapessimo non compieremmo certe azioni, capisci? Ecco, io ritengo quindi che sia una risposta a cui è difficile rispondere proprio perché l'errore viene scoperto sempre dopo, si dice col senno di poi, è giustissimo col senno di poi, ed è la ragione per cui a un certo punto si dice la storia non si fa coi sé, sa, la storia non si fa coi sé, però i posteri la faranno coi sé, diranno se voi facevate così, se voi non facevate così, le cose sarebbero andate diversamente. Ecco, questo mi pare questa sia la mia risposta. Professor Bobbio, tre chiavi, tre talismani per il 2000.
Ah, senta, io i talebani non ne ho, poi, perché poi debbono essere proprio tre, forse perché tre è il numero perfetto, non lo so, sarebbero quattro, due. Teniamoci, il mio talismano, il principio in cui io credo, il grande principio in cui credo, è poi uno solo, il principio della tolleranza universale. Se vogliamo passare da questo principio ad altri, arrivare al numero tre, aggiungerei dei corollari a questo principio, che sono due: il rispetto della verità altrui, che naturalmente è il fondamento della tolleranza, e l'altro, la rinuncia a credere di possedere la verità assoluta. Se si vuole, si può benissimo parlare di terza via, anche se io ritengo che la non violenza, se per terza via si intende la non violenza non sia altro che l'allargamento e l'approfondimento della via democratica, cioè di quella che io ho chiamato anche recentemente la seconda via. Vale a dire sia il portare la democrazia sino alle sue estreme conseguenze. Io sono persuaso della non violenza, del resto lo sono sempre stato, anche se ritengo che sia molto difficile che la non violenza possa avere una grande diffusione, però ritengo che sia molto importante oggi la non violenza, proprio perché la violenza ha raggiunto limiti tali che non sono più superabili. E sappiamo benissimo che oggi ci sono negli arsenali delle grandi potenze una tale quantità di bombe distruttive che per la prima volta nella storia dell'umanità si potrebbe distruggere tutta la Terra e porre fine una volta per sempre alla storia dell'uomo. Di fronte a questa novità tecnica, è veramente un vero e proprio salto qualitativo nella storia dell'umanità, perché per la prima volta la storia umana potrebbe avere una fine, e quindi la storia umana avendo una fine non avrebbe neanche più un fine, uno scopo, sarebbe senza scopo, è chiaro. E a questo proposito posso ricordare quella bellissima frase di Capitini che io ho ricordato spesso proprio in questi momenti in cui è così facile uccidere, quella frase in cui Capitini dice gli uomini sono considerati come un mezzo. Ucciderli è puramente semplicemente un rumore, un oggetto caduto.